È morta nel sonno la sorella di Dedè Camilleri, che con i suoi 112 anni è tra le donne più anziane d'Italia. Fifì, la più giovane delle due sorelle ultracentenarie di Canicattì, si è spenta nella sua casa di Canicattì a 106 anni. Entrambe signorine hanno vissuto una vita insieme e da diversi anni erano alla ribalta nazionale e mondiale per essere tra le sorelle più longeve. Ad ogni compleanno erano in tanti a recarsi nella casa per festeggiare i compleanni ultracentenari delle due sorelle. Fifì aveva compiuto 106 anni lo scorso 12 dicembre ed era stata festeggiata dai familiari con in testa la sorella Dedè di 112 anni e la cognata che di anni ne ha 95. Ad ottobre la maestra Dedè compirà invece 113 anni. Anche noi di Onda TV ci eravamo recati a Canicattì per intervistare le due sorelle. Mi chiedo, io non credo di arrivare a questa età. Non lo immaginavo assolutamente. Quando il Signore vuole che dobbiamo essere pellegrini ancora in terra. Sua sorella ha detto che lei è vanitosa, è vero? Vanitosa. Semplice sono stata, manco truccata. Oddio, ero giovane, era un'altra cosa. Non sono truccata mai, no, le labbra un pochino. Ma anche lei è rimasta signorina, però. Certo, perché, non lo so, il caso, la guerra, tutte quelle cose. Le offese abbiamo avuto perché non eravamo da. Belle. Ma sono andate così, che vuole. Quando passavano le signorine cammalleri per la strada si giravano i giovanotti. No, no. Se lei potesse tornare indietro, rifarebbe tutto quello che ha fatto? Rimane una cosa, niente, è bello. Io ho frequentato la chiesa, ho servito papà, mamma, insomma, la famiglia mia era grande. Poi, con le disgrazie, sono morti i miei fratelli. Compreso il grande, che era un angelo vero. Niente posso dire, sa.